Buonasera a tutti, telespettatori e telespettatrici di Telefriuli, bentornati al punto. Il punto politico della settimana è sempre quello praticamente. Abbiamo sempre il dualismo in casa del centrodestra tra Forza Italia e Lega, dove stanno scegliendo un po' il leader, si stanno mettendo assieme, anche se l'ex presidente Tondo è sempre lì in agguato per una candidatura. E poi abbiamo il sondaggio che dà in cresta il centrodestra, ma il centro-sinistra si sta riorganizzando molto bene e poi ci sono gli autonomisti, quindi diciamo così che è un periodo un po' che le grandi politiche si stanno un po' riflettendo, stanno vedendo i candidati, quindi siamo ancora in surplus, tranne qualche notizia in questi giorni che avete letto, insomma, ma niente di grosso. Ecco, invece stasera noi affrontiamo un argomento importante con un leader di Forza Italia, ma anche il vicepresidente dell'ANCI, Friuli Venezia Giulia, nonché sindaco di Spilimbergo, il dottor Renzo Francesconi. Buonasera. Benvenuto sindaco. Grazie. Perché lei innanzitutto è sindaco. Grazie. Bene, voi siete il comune di Spilimbergo che mi pare che fa la sua parte e non siete dentro nelle UTI, no? Quindi perché non entrate nelle UTI? Ma noi abbiamo fatto una scelta a suo tempo, una scelta di campo anche come cambiamento territoriale dell'UTI. Mm-hmm. L'abbiamo fatto con cognizione di causa, in quanto ritenevamo che il disegno come era stato formulato territoriale, calato dall'alto un po', di questi territori molto ampi, soprattutto per quanto riguarda il nostro, che metteva insieme tutta la montagna pordenonese, non fosse stato una soluzione ottimale. Abbiamo chiesto quindi di poter passare in una seconda UTI, quella della destra Tagliamento, così si chiamava, adesso si chiama Tagliamento, ma ovviamente come è anche una indicazione che abbiamo espresso soprattutto i sindaci ricorrenti al TAR per quanto riguarda alcune scelte che sono state fatte dal punto di vista amministrativo, riteniamo che l'adesione ad Unione deve portare dei vantaggi e deve essere soprattutto volontaria. Quindi per questi motivi fondamentali, ma poi per tanti altri, abbiamo fatto una scelta di rimanere fuori dall'Unione come organo amministrativo, ma ovviamente noi collaboriamo a 360 gradi con tutti i comuni del nostro territorio e anche quelli dell'Unione, perché chiaramente il territorio non ha un confine amministrativo, ma il territorio guarda anche altre cose che vanno oltre il Tagliamento. Ma questo non vi ha comportato problemi di bilancio, di personale? Allora, noi non abbiamo attualmente problemi di bilancio perché il bilancio di previsione l'abbiamo già approvato un mese e mezzo fa. Il problema che noi abbiamo è il bilancio consuntivo, perché alcune schede che devono essere completate, che sono praticamente delle schede in SIEL, hanno delle grosse difficoltà a essere proprio per procedura, essere compilate ed essere realizzate, non solo per noi ma anche per altri comuni, e quindi per questo motivo, visto che anche il consuntivo sarebbe pronto e potremmo portarlo anche domani, abbiamo di questi problemi che io mi auguro possano essere risolti, anche perché c'è l'applicazione dell'avanzo e sull'avanzo ovviamente si possono anche risolvere molte belle cose. Come vicepresidente dell'ANCI, no? Come avete così affrontato la situazione delle UTI? Perché è innegabile che tutti i comuni c'è un malessere, insomma, anche chi è d'accordo mi pare che non è molto contento della La posizione dell'ANCI è una posizione chiara, ha formulato molti dei correttivi che poi sono stati ripresi dai quasi 20, delle 20 modifiche che la legge ha subito nel corso di questi due anni, e molti dei suggerimenti e delle indicazioni, direi gran parte, sono venuti sia dai sindaci ricorrenti ma anche attraverso l'ANCI, che ha portato delle istanze per cercare di migliorare, modificare, cambiare o comunque strutturare la legge in maniera diversa. Con l'assessore Palantin c'è stato un confronto abbastanza forte, oppure? Innanzi l'assessore Panontini è venuto diverse volte, ne abbiamo parlato, abbiamo formulato delle richieste, abbiamo detto quali erano i punti di criticità, abbiamo detto anche che però il fatto di mettersi assieme e di mettere assieme i servizi sono sicuramente delle cose importanti che io ritengo siano fondamentali, per cui questo sì, ma forse il modello come è stato studiato è un modello che non funzionerà, perché di fatto non porterà risparmi ma porterà a un impoverimento proprio delle comunità locali. Ecco, lei è anche leader di Forza Italia del Pordenonese, no?
Per cui si dice che se il centrodestra vincerà le elezioni cambierà questa legge, ovvero torneremo a due province, Friuli e Trieste. È così semplice oppure c'è qualcosa che andrà? Io non credo che si possa semplificare la cosa in questa maniera. Io credo che prima di tutto i partiti del centrodestra dovranno avere una strategia comune anche per quanto riguarda gli enti territoriali e soprattutto per quanto riguarda il rapporto con le autonomie locali, che purtroppo abbiamo assistito in un periodo di blackout da parte della regione. Questo è un peccato, perché di fatto regione e autonomie locali in questa regione, che è figlia un po' del terremoto di tutte le nostre tradizioni, c'era una sinergia assoluta e anche un legame molto forte con i territori, con la regione. La regione è madre e padre dei territori, quindi di fatto questo si è un po' sfilacciato questo rapporto. Credo che il centrodestra insieme debba ricostruire questo percorso e dare delle giuste indicazioni. Ecco, mancando le province, l'identità è venuta meno, sono venuti meno dei servizi. Quantomeno c'è un po' un impasse generale, perché si sente, insomma, no? Beh, mancando le province manca l'organo cosiddetto intermedio, che a me non piace molto chiamarlo così, ma l'ente di area vasta, che nel senso prendeva un po' e dirimava, poteva essere un ente che poteva mettere insieme, cercare di dirimere alcune delle situazioni che si erano create nei territori per trovare delle soluzioni. Anche perché aveva delle competenze specifiche sulle strade e le scuole. Adesso le scuole, per quanto riguarda il Pordenonese, sono state così date nella gestione per poter sviluppare tutti gli interventi di manutenzione all'Uti del Noncello, che tra l'altro è Monca, anche se Pordenone all'interno c'è una situazione di criticità anche di quest'Uti, e dall'altra parte le strade sono ancora un po' gestite dalla regione, ma ovviamente hanno alcune problematicità dal punto di vista anche della gestione. Insomma, l'assetto è un po' difficile, ma quello dell'assetto anche che in qualche modo ha toccato Spilimbergo, anche quello della riforma sanitaria, no? Sì, una riforma sanitaria che ha visto Spilimbergo diventare ospedale unico con San Vito al Tagliamento. Chiaramente però vediamo anche che l'ospedale di Spilimbergo non sono stati poi sostituiti dai primariati, che in quiescenza non hanno trovato una giusta sostituzione. Io sinceramente preferivo più un rapporto più forte con l'area vasta pordenonese per fare in modo di avere una sinergia tra tutti i plessi ospedalieri del territorio, come era stata concepita nella prima riforma. Ovviamente questo, se è un servizio che può essere sicuramente importante, è quello che un presidio ospedaliero, un ospedale come il nostro, che chiaramente ha alcuni reparti che sono anche di eccellenza importanti per la zona, debbano essere ovviamente sostenuti e non lasciati un po' a se stesso, dove la gente magari dice forse è meglio andare da un'altra parte. Io credo che invece bisogna rafforzare quello che è il rapporto tra l'ospedale, che è, se vogliamo, anche una parte importante e pulsante di Spilimbergo, e la sua popolazione. Ecco, parliamo un po' di Spilimbergo, perché adesso dobbiamo parlare di Spilimbergo. Lei sui beni culturali è molto attiva, no? Mi pare che l'opposizione con lei non sono teneri, no, a Spilimbergo, sulla questione dei beni culturali. Ma sui beni culturali, diciamo che noi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio, perché il nostro comune ha tantissimi beni culturali, non solo di proprietà, ma anche ha delle collezioni private interessanti che devono essere valorizzate e tutelate. E ritengo che da questo punto di vista noi ci mettiamo la faccia e facciamo la nostra parte. Poi se qualcuno non è d'accordo sul modus operandi o se ci sono delle problematicità di altra natura, vabbè, chi vivrà vedrà. Comunque siete entrati nel circuito abbastanza bene, nel circuito turistico, no? Perché mi pare che Spilimbergo ha molti fan, no? Vanno a vedere. Beh, Spilimbergo ha dei siti che sono importanti dal punto di vista architettonico, culturale, ma dei siti particolari. Beh, se noi vediamo il castello, il Duomo, la piazza, il municipio, che è uno fra i più belli del Friuli, non perché io sia sindaco, ma perché mi è riconosciuto da tanti. È vero, è vero. E poi altri palazzi storici del centro storico, il suo mercato del sabato, ogni terzo sabato del mese c'è anche il mercato, diciamo così, delle pulci o comunque sia dell'antiquariato. C'è anche un mercato contadino che si fa ogni giovedì, che sta diventando molto importante, con i prodotti a chilometro 0,5, no? Perché dall'azienda arrivano lì che non è proprio zero. Ecco, quindi è una cosa importante che si sta sviluppando. Le persone vengono poi alle varie manifestazioni, ne abbiamo appena avuta una bellissima mostra dei costumi della principessa Sisi, che ha riscosso un enorme successo in pochissimi giorni di apertura, perché è aperta solo i fine settimana, e quindi anche qui è stato un veicolo per conoscere
conoscere il territorio, ma anche la buona cucina, l'enogastronomia e, perché no, i tanti negozi che offrono anche un buon stare a Spilimbergo. Ecco, insomma, lei è molto attivo perché è vicepresidente dell'ANCI, sindaco di Spilimbergo e naturalmente coordinatore di Forza Italia. Ecco, Forza Italia a Pordenone è sempre qualche volta un'incognita, no? Perché appunto avete ricostruito tutto il tessuto, diciamo così, che è stata conseguita la vittoria in comune a Pordenone e adesso vi affrontate per le regionali, no? Vi state. Ecco, come vede, siete in salute dal punto di vista organizzativo, un buon rapporto in tutta la regione o siete un po' per conto vostro, Pordenone? Diciamo che tutti i partiti non è che godono di buonissima salute, anche perché vediamo che insomma, la questione dei partiti è un po' anche vista un po' con sospetto dalla persona. Però devo dire che noi stiamo cercando di fare con quello che abbiamo uno sforzo di essere rappresentativi in tutto il territorio, di cercare di costruire il centrodestra unito in tutti i comuni che vanno al voto anche per queste amministrative, dove ovviamente si può, e cercando anche di trovare delle persone disponibili che hanno voglia di mettersi in gioco, di metterci la faccia e di costruire un nuovo percorso. È chiaro che questo non è semplice in un momento in cui c'è un forte individualismo e un forte allontanamento dalla politica. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ce la stiamo mettendo tutta, mi auguro che questi sforzi possano portare a degli ottimi risultati. Ecco, con questo augurio del sindaco di Spilimbergo e quant'altro, perché basta sindaco di Spilimbergo, io penso che il periodo pasquale adesso chiuderà un po' quelle che sono le azioni di base dei vari partiti, poi vedremo sicuramente che durante l'estate si organizzeranno, perché questo è, durante l'estate i partiti lavorano anche quando gli altri sono in ferie, magari a settembre ci sarà una ripresa molto più corposa. Naturalmente dobbiamo attenderci anche delle novità dal punto di vista delle autonomie locali, perché pare in qualche modo che qualche novità ci sia dietro l'angolo. Ecco, con questo io vi saluto, vi do la buona sera con i programmi Telefriuli, passo naturalmente la palla al telegiornale. Buonasera ancora.